Art Bike and Run edizione 2023 a Fossa Cese, a lungo la costa dei Trabocchi. Art Bike and Run è sport, arte, enogastronomia. Si può scoprire il territorio pedalando, se lo si può scoprire a piedi. Questa manifestazione, che quest'anno si arricchisce con un nuovo termine, wine, questa manifestazione è organizzata da Lega Ambiente insieme al GAL, Costa dei Trabocchi, alla Camera di Commercio e come partner istituzionali la Regione Abruzzo, la provincia di Chieti, il comune di Fossa Cesia. La Fossa Cesia va di moda, parte insomma la battuta, è un'iniziativa importante, fa seguito al grande successo della grande partenza del Giro d'Italia. Ringrazio chi ha scelto Fossa Cesia, chi ha scelto la Costa dei Trabocchi e chi ha scelto questa pista ciclopedonale, a cui va un po', insomma, come dire, l'orgoglio di esserne uno dei protagonisti. Roberto Di Vincenzo, presidente di GAL Costa dei Trabocchi, che è partner di Lega Ambiente in questa organizzazione. La grande partenza è stato un momento straordinario di promozione, però oggi va riempito di contenuti, dare la possibilità alla gente di venire qui, fare qualcosa. Una manifestazione come questa, che parte con 3 giorni ma ha l'obiettivo di diventare una manifestazione che dura un'intera settimana, perché per una settimana persone vengono qui a godere il territorio non solo della Costa dei Trabocchi ma di tutto il territorio interno, attraverso iniziative come la ciclopedalata, Trabocchi Game, la corsa, un insieme di iniziative che significano costruire un'opportunità per questo territorio che duri oggi 3 giorni e sempre in maniera più lunga di 20, in un periodo fuori dalla stagione quella principale, quella luglio-agosto, diventi un momento di attrazione internazionale di questo territorio. Daniele Damario, assessore al turismo della Regione Abruzzo, un taglio del nastro ancora una volta su questa bellissima Via Verde. Ma oramai diciamo che questa, che dopo la grande partenza del Giro d'Italia, da una pista ciclabile, secondo me è diventata la pista ciclabile italiana. Sicuramente uno spettacolo vedere tanta gente, vedere quanto entusiasmo c'è nelle persone nel percorrere questa splendida Via Verde. Dobbiamo prepararci sicuramente a un'estate con tante presenze, perché insomma gli indicatori ci dicono che c'è grande richiesta di Costa dei Trabocchi. Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale di Calcio Femminile, qui all'inaugurazione di Art Bike and Run, magari come buon auspicio in questa bellissima Costa dei Trabocchi, visto che state per disputare i mondiali. Sì, ho accettato l'invito di venire a questa manifestazione bellissima, perché poi insomma io almeno una volta all'anno vengo qui alla Costa dei Trabocchi, che è bellissima, e quest'anno insomma ci vengo molto in anticipo perché ci prepariamo per questi mondiali, e venire qui magari ti rigenera, ti ricarica e ti dà un buon auspicio per questi mondiali che andremo a fare in Nuova Zelanda e Australia nel mese di luglio. E insomma, che ci auguriamo di fare bene, di far continuare a innamorare gli italiani e di proporre magari un gioco, un bel gioco, un gioco che possa appassionare tutti.